via. Danno loro il via, che bella cosa. E ritorniamo. E ritorniamo qui alla giornata delle idee, sempre con Radio Science, sempre girando tra i vari stand e vari espositori. Ci siamo imbattuti in voi, ma chi siete voi? Dimmi un po', come ti chiami? Laura, e sono di Mantova. Perfetto. È il secondo anno che partecipiamo, sempre con lo stesso stand. E cosa fate? Principalmente disegni, quindi con Biro oppure con la china. Sì. E io faccio particolarmente illustrazioni. Sì. E anche la Marta, poi vi dirà, anche lei fa un po' illustrazioni e semplicemente disegni più e che voi disegni. Vi siete conosciute dove? In che ambito? Ma da una vita, sì. Così almeno. Quindi insieme fate questa attività, insieme fate questi eventi, credo, no? Sì, cioè alla fine ognuno ha intrapreso il percorso individualmente, poi insomma abbiamo deciso di esporre qualche volta insieme e quindi insomma ci troviamo bene, siamo abbastanza tutti e due pazzoidi, quindi ci sta. Ci sta, anche perché come al solito mi sono dimenticato, tutte le volte ci dimentichiamo di prendere qualcosa da far vedere, perché a noi ci piace ogni tanto dimenticare, che non siamo solo in radio, siamo anche in TV, web TV chiaramente, e così magari facevamo anche vedere che cosa fate. Avete un sito, una pagina Facebook, qualcosa? Sì, abbiamo io una pagina su Wix, di appunto dove ci sono un po' di disegni. Wix. Ah, Wix. Sì, anche la anch'io, esatto, sì. Una pagina dove pubblichiamo un po' i lavori, magari degli aggiornamenti su dove la pagina web. Esatto. Una pagina web libera dove poi ovviamente sì, su Facebook, su Instagram. Pubblichiamo un po' di disegni. E questa pagina come si chiama? Nel mio caso Marta Superbi proprio. Il mio è Laura Casilli. Quindi nome e cognome, una fantasia pazzesca. Esatto. Okay. Acronimo. Al momento sto girando, sento tutti che hanno pseudonimi, cosa. Nome e cognome, quindi ci trovi anche sulla guida telefonica. Esatto. Pagine gialle. Esatto. Ci siamo. Che belle cose. E quindi sito web, fate eventi, quante volte siete state aggiornate le idee? Questa è la seconda volta? Seconda volta, secondo Iniziate anno. Iniziate a diventare, a conoscere un pochino l'ambiente, da soddisfazione, c'è gente. Sì, che è sempre carino, è sempre un bel momento, magari appunto per salutare sia gente che già conosciamo, che magari non sa che cosa facciamo, sia persone nuove che passano. Poi fanno sempre degli eventi interessanti, quindi è sempre un momento di aggregazione, sì. Bello. E diciamo che ho notato molta arte oggi in particolar modo, spesso mi capita in questi eventi vedere molti artisti, però a tutto tondo tra l'altro, ho visto cose, aerografie, disegni, cose, musica anche, quindi diciamo che da questo punto di vista anche noi come radio cerchiamo un pochino di in qualche modo fare da cassa di risonanza a queste cose, anche perché noi nel nostro piccolino Radio Science, questi qui siamo piccolini anche se teniamo in mano il mondo. Sì, questa è perché giustamente no, l'ego del fondatore è spropositato. Sì, parlavo male di te, Science. Testa di caso, vuoi fare una domanda? Perché non ti ho lasciato in disparte. Testa di caso? Si chiama così. Ah, okay. Proprio sì, tu ti chiami, capito? Come mai ti chiami testa di caso? Perché passava per caso, hai capito? Non me lo ricordo. Ok, l'ha detto il microfono, che non si era sentito, giustamente. No, ho capito. E giusto, facciamo un attimino quindi mente locale. Voi oggi, la giornata è solo oggi, avete qualche prossimo evento in programma? Non per ancora? Il momento no. No, siamo sempre un work in progress. Esatto. Soprattutto last minute, esatto. Facciamo. Andiamo e famo, capito? Esatto. Bellissima questa cosa. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Facciamo solamente, Irina, facciamo una foto tutti insieme. Vieni anche tu a fare la foto. Lascia Saiuz. Perfetto. Foto. C'è freddo. Oggi foto. C'è un freddo pazzesco, foto. Un po' di vento. Ah, ce l'ho io il telefono. Hai ragione, hai visto. Voilà. E facciamo, aspetti, prendo il microfono. Così stacchiamo il microfono.